Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la Carly Legacy. Purtroppo questo inizio di episodio non è uno dei più belli, perché appunto siamo in compagnia del tristo mietitore. Una delle ultime puntate, forse l'ultima, non ricordo bene, non ricordo benissimo, c'era arrivata la notifica che Mela stava per salutarci e infatti mi sa che è arrivato il suo momento. C'è Jasper che sta arrivando. Esatto, ecco qua, è tutto triste, ragazzi. Si è appena svegliato perché comunque sono tipo le 7 o le 8 del mattino. Sta arrivando tutto triste, guardatelo. Vediamo se ci sono delle interazioni che si possono fare. Magari imploriamo. Ecco appunto. No, questo. Il mio povero pollo! No! Jasper sapeva che il pollo stava invecchiando, ma è comunque triste dover assistere alla dipartita di un animale a cui si è affezionati. Oh, ma scusate, ma il tristo che si coccola mela? No, vabbè. Cioè, ma vi pare? Vediamo se si può implorare per la morte. No, mi sa che non si può fare allora per gli animali. Niente, l'ha salutata così, quindi. Ciao Mela, non ci lasciano neanche un ricordino. Oddio. Non ci lasciano neanche un ricordino, giusto da ricordarci di Mela, niente proprio. Vabbè, comunque. Cosa facciamo oggi? Allora, intanto ha bisogno di un po' di felicità, quindi dalle il dolcetto amichevole. Prendiamoci un po' cura di Clara. Socializza. Racconta una barzelletta sulle volpi. Praticamente, ragazzi, oggi è il primo giorno estivo e quindi volevo fare con loro il primo bagno, insomma, no? Allora, tu, Lily, guarda, cambiati anche te perché comunque volevo fare giusto un po' di cose anche con te mattutine. Per quanto riguarda, vedi, guarda, che dobbiamo fare del giardinaggio. Allora, facciamo una super vendita perché abbiamo bisogno di soldi sostanzialmente, quindi abbiamo i funghi piccanti che facciamo evolvere subito. Per il resto non dobbiamo fare nient'altro, forse innaffiare? No, c'è da fertilizzare, ma lo facciamo poi in un secondo momento. Facciamo evolvere, mamma mia, quante piante da far evolvere, va bene. Mentre l'interno della serra le piante devono ancora crescere, quindi con il bug che mi è successo non si può fare, altrimenti no, perché vabbè, mangia, fa lo stesso, mangia, mangia. Ok, intanto ho raggiunto il livello 9 di giardinaggio, benissimo. Allora ragazzi, cosa facciamo oggi? Ovviamente andremo al mare perché almeno escono un po' di casa sti ragazzi e ho messo ovviamente divertimento acquatico, staremo all'aria aperta. Di solito si guarda anche un canale sportivo, spirito un po' festaiolo e stabilire dei propositi. Quindi vediamo, cosa vuoi fare con Jasper? Tra l'altro ho notato che lei vuole sposarsi con Jasper e anche lui vuole sposarsi con Lily, che bella questa cosa. Allora, facciamo giusto le ultime cose, tipo estirpiamo e innaffiamo. Guardate che sono cresciute in modo diverse. Qua sembrano due, qua sembrano quattro, qua due, qua quattro, non si capisce molto bene. Non mi ricordo a quale dei due ho dato il fertilizzante, quello vitalità, quello un po' speciale. Comunque, pazienza. Sì, fatti pure un bagno, va bene, volevi farti un bagno. Basta, non penso di essere andata avanti. Ah, sì, ecco, ho fatto una cosa qui. Ecco, appunto, qua si vede. Qua nella serra ho iniziato a appendere le varie foto delle composizioni floreali in ordine. Fino qua è l'ordine giusto, poi dopo si mischiano un po' perché alcune si sono salvate, altre un po' meno. Fai una cosa, fai anche la. Sì, va bene, poi griglieremo magari qualcosa. Ok, anche con te prima di andare, vieni qui e ti fai una doccia veloce. Benissimo. Io direi ragazzi che possiamo andare alla solita Sulani, anche se comunque, visto che tra poco è c'è la cerimonia nuziale, con Lili dovrei cercare. Oh, ma c'è il mercatino delle pulci! Vabbè,
Con Lily dovrei cercare di creare il bouquet di fiori. Ah, eccolo qua, bouquet nuziale. Ma allora si può fare. Perfetto, solo che i gigli, ragazzi, non ho il giglio. Bello questo gigli e begonie. Se mi crescesse il giglio, o comunque se ne trovassi tre, potrei fare quello. Anche questo però è molto bello, però ci serve l'uccello del paradiso. Vabbè, comunque faremo anche il bouquet nuziale perché giustamente ci serve. Vabbè, vediamo cosa. Facciamo così: mangiati qualcosa dall'inventario intanto che aspettiamo. Mangiati il limone e questo, dai. Intanto che aspettiamo Jasper. Abbiamo della farina. C'era anche da mungere burrita, ma mi sa che lo facciamo stasera quando torniamo a casa. Rami. Oh no, mamma, guarda, vado al mare con la mia futura moglie. Vabbè, ovviamente c'è da cambiarci di abito, quindi mettiamoci i nostri abiti calorosi perché comunque fa abbastanza caldo. Mettiti pure il vestitino e anche con te ci cambiamo di abito. Perfetto, anche con lui abbiamo qualcosa, sì, tra dolcetti. Dunque, se riusciamo a fare anche queste consegne, magari sarebbe molto ottimo, una cosa carina. Perfetto, ragazzi, direi che possiamo partire. Anche con lei bisogna creare una composizione florale per quanto riguarda l'assegnazione lavorativa. Poi volevo vedere però. Sì, vabbè, le composizioni floreali le abbiamo qua e basta. Direi che possiamo andare. Non dobbiamo pagare bollette, vero? No. Direi che possiamo andare e andiamo a Sulani nella spiaggia più conosciuta, classica, che c'è nel centro praticamente di Sulani. Ed eccoci, siamo arrivati alla spiaggia che ho rinnovato io, che si troverà poi nel salvataggio di Sulani quando riuscirò a terminarlo. Oggi c'è un po' nuvolo, quindi non prendiamo il sole. Quindi non riusciremo a prendere il sole, però almeno vediamo di divertirci. Ok, allora io direi che facciamo così, mettiamoci subito a divertirci qui in acqua, nuota qui insieme, ci facciamo un po'. Ah, tra l'altro con Jasper volevo allestire magari la trappola, perché ovviamente sono venuta qua anche per un motivo, cercare di pescare. Tra l'altro qui vedo che c'è una sorta di festival, ma che belle le altalene direttamente in acqua. Che carino! Allora, vediamo se riusciamo. Dai, andiamo fino lì, almeno stiamo un po' in acqua, ci divertiamo un po', chiacchieriamo. Salve, ok. Chiacchieriamo un po', lamentiamoci dei problemi che c'è morta la gallina mela! Va bene, vantati della preda più grossa, ovviamente. Spruzza. E anche rallegra. E poi vediamo, datevi anche un bel bacio prima di salutarvi. Non si può fare. Ah, perché lui è triste, allora lo facciamo fare a lei. Prima di andare con le nostre attività, ci salutiamo con un bel bacio. Insomma, facciamo qualcosa di interessante per quanto riguarda il romantico. Romantico, cerchiamo di risollevargli un po' il morale, porello. E mandagli pure un bacio e poi baciatelo, dai. Entusiasmati per il motivo floreale, interessante. E poi assolutamente romantico, fai un bel bacio in acqua. Ci stanno chiamando Lorenzo e Jasper. Stavo pensando di approfondire un po' la conoscenza di Riccardo. Ma certo, ma scusa, ma voi dovreste già conoscervi. Siete i migliori amici fin da quando eravate ragazzini. Non capisco perché ogni volta. No, dove vai, Lily? Aspetta. Ah, ok, baci in acqua, perfetto. È bellissima questa interazione, la adoro. È troppo bella. Ma cari. Ok, allora, facciamo così: predisponi la trappola. Con l'esca ci mettiamo il fungo.
Perfetto. Mentre vorrei farle fare una foto a loro due, quindi vai qui tu, soprattutto in costume, logicamente. E sì, fate una foto in costume e poi magari vi mettete anche qui a rilassarvi. Allora, facciamo così, perché io ho il cavalletto che ragazzi è una manna dal cielo, colloca pure nello scenario. Ok, mettici, allora vieni qui, forse vieni in mare ragazzi, non lo so, vediamo dove va la macchinetta. Oh, non c'è la macchina, ce l'ha lui. Sì, infatti, mi sembrava strano. Aggiungi pure la macchina fotografica. Ah no, esce dall'altra parte, vabbè, fa lo stesso. Quindi vediamo di scattare una foto con Jasper. Oh, c'è anche Erika. Dai, non è male comunque, no? Non è male. Se riusciamo la facciamo anche comunque in mare. Quindi magari ci giriamo. Allora, innanzitutto il filtro un po'. Perché oggi c'è brutto, però no, forse va bene lo stesso. Cambiamo posa, vediamo un po'. Pensierosa, no, facciamo una foto flirtante. Niente, c'è solo questa. E allora facciamo una foto alla moda. Oh, ok. Ma una foto, cioè, rilassata da persone normali. Dai, va bene, questa qua. La facciamo grande. Allora, altezza, prendiamo tutti. Facciamo così e due foto cosà. Poi qua per cambiare, no, niente, quindi dobbiamo cambiare angolazione. Stavolta me lo gira di qua. Vabbè, dai, si vede forse. Sta uscendo il sole. Si vede lo stesso comunque un po' di mare, spiaggia. Ok, allora scatta una foto con Jasper. Vieni Jasper, tesoro, dove sei? Dove sei andato? Dove hai fatto la. Dove hai disegnato il cuore? Ma dove ve l'hai disegnato qui? In disparte. Ok. No, si mettono sempre qua. Ma perché? Niente. Facciamo che ce l'abbiamo. Per il momento la foto. Casomai le faccio fare io poi in separata sede. Perché altrimenti, ragazzi, non ce la caviamo più. Allora, riprendiamo tutto. Tu Lili vieni qui e ti prendi il sole in l'abito attuale, mentre tu te ne vai a pesca anche così, direttamente con il costume da bagno. Vieni qui e ti metti a pescare con l'esca, con la carota. E poi vediamo se questa qua sarà pronta e abbiamo il pesce, intrappolato il pesce. Mi sembra che ci sia qualcosa. In trappola, no, mi dice solo di controllare la trappola. Tu, cara, mi devi assolutamente applicare la crema solare, altrimenti ti prendi un ustione. Bene. Oh là. Allora, vediamo se c'è la macchinetta per comprare tipo gli asciugamani, però mi sa che non c'è. Qui abbiamo un festival, tra l'altro, perché vedo questo in testa al chioschetto, però non vedo niente. No, probabilmente sta a indicare che c'è come si chiama? Il festival qua. Non è della pesca, ma è un altro festival, tipo. Non saprei come chiamarlo. Perché non ho mai capito come si chiamano questi festival e boh, così a caso. Comunque. Ok, allora qua iniziano ad avere un po' fame, effettivamente qua vedo che è baciato dal sole, guardate com'è felice. Sarebbe il caso di cucinare qualcosa. Intanto ci sono i gabbiani che vengono a rompere le scatole. Vediamo, c'è qui un grill? Forse non l'ho messo. Mi sembrava di averlo messo uno qua dietro, probabilmente si è tolto.
E quindi direi che andiamo al chioschetto e ci prendiamo qualcosa da mangiare, magari anche quel chioschetto qui, così ci avviciniamo a Jasper, che intanto ha raggiunto il livello 7 di pesca. Ora Jasper può prendere il melanoceto, che si nasconde nelle acque più profonde in assoluto. I maestri della pesca potranno inoltre condividere qualcuno dei loro segreti, indicando dove trovare il pesce più raro. Quando sarà chiesto loro delle zone di pesca segrete, Jasper è diventato più abile nella pesca in mare aperto e può prendere l'ambito tonno pinna blu. Benissimo, intanto mi ha preso un pesciolino rosso come al solito. Yes, Oh, però qua ti complimenti. diverti, vero? A pescare, eh? Finalmente siamo a pescare al mare e non nel solito laghetto dietro casa. Benissimo, benissimo, che bella giornata che è uscita, meno male perché comunque c'era nuvolo quando siamo arrivati, quindi vediamo cosa riusciamo a pescare e vediamo cosa siamo riusciti a pescare anche magari con la trappola. Allora, intanto vedo che Lily è diventata un po' più scuretta del solito, effettivamente, sì, ha un po' più di doratura. Oh no, è finito il festival. Dobbiamo andare a mangiare. Niente. Allora aspettiamo Jasper che finisca. Intanto vediamo qui dietro se c'è qualcosa di nascosto, di tipo delle piante, qualcosa da raccogliere, perché di solito qualcosa c'è. Qua ci sono altri stormi. Ok, prendiamo sempre un po' i soliti pesci. Mi sa che non miglioriamo un tubo. E mi sa che qui non c'è niente da mangiare, cioè scusate, da cercare. Quindi niente, dai, veniamo tutti e due fino qua. Allora, tu vai qui, tu va bene, dai, hai finito di pescare, controlla la trappola, vediamo com'è. Quindi vediamo di andare qui al chioschetto, questo qua dietro, e ci prendiamo qualcosa da mangiare. A meno che non c'è un festival quassù. Ah, eccola qui il chioschetto per comprare i teli. Vabbè, fa lo stesso. Ok, dai, Lili, vieni che andiamo a prenderci qualcosa da mangiare ormai, perché ne abbiamo un po' bisogno. Com'è questa trappola? Nessun pesce c'è ancora finito. Controlliamo più tardi, va bene, controlleremo più tardi. Ma quanto ci si mette? Mamma mia. Va bene, va bene. Allora, tu. Fai così, Lili, intanto che aspettiamo Jasper, che è il solito polandrone. Dici, dici. Stabiliamo un proposito. Allora, con lei, secondo me, allora, con Sì. l'aspirazione innestare tre piante non ci riesco. Ah, Vediamo con ecco. l'abilità. Abbiamo appena passato il giardinaggio, composizione floreale, siamo un po' indietro, forse col benessere. Con la carriera. Forse Sì. riusciamo con la carriera, ma è appena stata promossa. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Stabiliamo il proposito. A questo punto metterei a ricevere una promozione. Facciamo questo. Mentre con lui, secondo me, con l'aspirazione. 20 tipi di pesci sono tanti, quindi magari con l'abilità abbiamo un'abilità. Tipo il punto a croce. Quasi quasi io con lui farei l'abilità di punto a croce o anche la manualità. Ho visto che ultimamente gli sta piacendo. Quindi direi, stabilisci un proposito, l'abilità. Bene, bene, e adesso ce ne andiamo a mangiare. Lili, vieni. Allora, aspettate, dov'è qua dietro? Prima che chiuda, non vorrei che chiuda però. Vai qui e vai qui, che vediamo di prenderci qualcosa di tipico. Un piatto di verdure tropicali. Con le verdure lei va molto bene. Mentre con lui il salmone al barbecue, dai. Sempre salmone, sempre pesce è. Quindi, benissimo. Allora, vediamo se c'è una panchina su cui possiamo sederci. Magari sediamoci qua, dai. Siediti. Senza chiacchierare. Vai e siediti. Anche con te aspettiamo e poi ti vai a sedere.
Condividiamo il proposito, ok, lei ha già terminato. Comunque, condividiamo il proposito. Perfetto. Amichevole. Fai un bel brindisi della festività. Dai. Anche tu, Jasper, condividi il proposito con Lily. Condividi i consigli di pesca, eccolo quello nuovo. Ok. Fanno un bel brindisi, fantastico. E direi che condividi il proposito anche tu. Ok. Alla nostra, ormai ci siamo, amore. Stiamo per sposarci, che bello. Sì. Sì, non vedo l'ora, lui, no? Ok, vai al lavoro. Ah, sì, lui c'ha ancora la paura del lavoro senza sbocchi, però domani, prima di partire, basta che cliccate su di lui, forse l'avevo già fatto vedere, e basta ritrovare la passione. Ok, anche lui ha condiviso il proposito, quindi in teoria sono un po' più felici, no? Perfetto, anche qua siamo abbastanza a posto. Devo dire che stanno molto, molto bene, quindi ci facciamo l'ultimo. Proprio l'ultima nuotata, che mi piace sempre farlo al chiaro di luna, qui, ovviamente. Anzi, nuotate senza vestiti, no, dai, nuota con Lily, nuotate qua, dai, l'ultima nuotatina serale dopo aver mangiato, così rimettete subito. Però ci sta, dai, fate l'ultima nuotata. Tanto state bene, ragazzi, quindi non è che avete problemi di dormire. Questi chi sono? Salve! Club delle immersioni. Vabbè, perfetto. E a me questo posto qua, ragazzi, di sera è molto suggestivo. È molto bello, mi piace un sacco. Dobbiamo controllare sempre la trappola per pesci. Ok, lui ha condiviso il proposito, cioè ha fatto delle tradizioni. Quindi assolutamente questa volta lo fai te con lei. Allora, subito la spruzzi, dai. No, 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 aspetta, aspetta, vai qui. Ok, facciamo così, subito la spruzzi. Cos'altro? Fai un romantico bacio in acqua. Ma sì, ma non è che dovete nuotare, fare pellegrini e mannini. Fate il bacio in acqua, per favore, grazie. Dai, socializzate. No, però voglio che tu vada qui. Perché qui il bello nuota qui. Dai, Jasper, vai qui anche tu, su, nuota qui. Perfetto. Vai, parla dei sogni, spruzza. È una cosa che faccio molto spesso con i miei sim. Vengono qua e si danno il bacio tipo della buonanotte, il bacio di mezzanotte, così. Perché è molto bella, sia come interazione, il bacio in acqua mi piace tantissimo, e anche come location è veramente be bella. Cioè, è veramente molto bella. Oh, che cari che siete. Certo, il telefono in acqua sicuramente funzionerà. Dai, Jasper, con questo telefono. Dai, vediamo se riusciamo a fare questo bacio in acqua. Che come si chiama? Il movimento è molto, molto bello. Adoro. Ok, a questo punto direi complimentiamoci per l'aspetto, certo. E qua saranno molto felici, esatto. Direi che a questo punto ci vediamo domani mattina. Ah, volevo controllare la trappola per i pesci e poi comunque li rimando a casa. Tra l'altro, lei dove sta andando? Sì, vabbè, lei la mandiamo a casa che comunque deve andare in bagno, mentre con Jasper andiamo a controllare la trappola dei pesci. Che non si sa, controlla la trappola se ci sono oppure no. Secondo me mi pigliano un po' per i fondelli, però vabbè. Tra l'altro, lui tra 4 ore deve andare al lavoro, ma gli prenderò una pozione del sonno. Ma come? Non c'è finito nessuno? Vabbè, non ci posso credere. Sì, ce ne andiamo a casa tranquillo. Eccoci ragazzi, è mattina e Lily sta preparando la composizione floreale che
Era un'assegnazione lavorativa, ma non credo riesca a finirla per tempo. Jasper invece è andato al lavoro. Gli avevo fatto iniziare un motivo appunto a croce, appunto, era un motivo grande a tema funghi. Vediamo cosa riuscirà a combinare. Intanto ho visto che gli uccellini sono venuti qui. E quindi questa mattina vediamo di terminare la composizione floreale, vediamo se riusciamo a creare il nostro bouquet. Ecco appunto niente. Quindi comunque io lo sto facendo fare seguendo la linea, l'elenco, quindi lavoriamo sempre da casa. Bisogna regalare una composizione floreale questa volta e quindi noi la prepariamo, poi la regaleremo a qualcuno. Dopo, quando torna Jasper, comunque a Jasper gli ho fatto prendere la pozione del sonno perché stava non benissimo. C'è da mungere burrita, c'è da aggiungere, insomma, c'è da prenderci un po' cura dei capanni, degli animali da compagnia, molta fame, la felicità è bassa. E sì, insomma, gli animali da cortile. L'ha terminata, purtroppo non in tempo. Allora, questa si chiama Decina di Rose Bianche. Quindi il vaso mi piace anche. Facciamo come al solito la nostra foto. Ormai rientra nel catalogo delle varie composizioni. Perfetto. La mettiamo qua. E come al solito noi scattiamo, scattiamo, scattiamo. E intanto che io faccio le mie cose, allora questa si chiama Decina di Rose Bianche, perfetto. Tu ti metti qui, vediamo se riusciamo a fare la composizione. No, al massimo faccio le margherite, ragazzi, se mi trovo non bene, però vediamo se abbiamo il giglio, se mi è cresciuto il giglio. A parte che dice giglio e begonie, mi richiede solo il giglio, però vedete che non è cresciuto niente. Io aspetto, casomai facciamo la prossima volta. Allora, intanto mi raccogli i funghi, raccogli solamente i funghi piccanti e mi vendi tutto il resto. Allora, qui c'è da fare evolvere. Fare evolvere. Ma secondo me sono andate un po' nel pallone le mie piante. Porcaccia miseria. Niente, facciamo evolvere un po' il tutto. E vediamo, fai evolvere, ci sarebbe da fertilizzare, fai anche innaffia tutto e un super vendita. Anzi, sì, forse c'è da fare anche di qua. Perfetto. Allora, decina di rose bianche si chiama, quindi la posizioniamo qui. Qui ci va le balze da sposa, una roba del genere. Quindi andiamo qui e ci mettiamo quella migliore. Basta, ha già fatto lei. Eccola qui. Aggiungi una cornice e ci diamo il nome. Decine di rose bianche. Perfetto. Il resto buttiamo, o meglio, vendiamo. Benissimo. Allora, avresti bisogno di mangiare. Ah, io fertilizzerei, però quasi quasi lo faccio in un momento un po' morto, perché sennò. Sì. Vabbè, comunque, rientriamo in casa. Facciamo. Oh, c'è qualcosa da buttare? Mi butti il cibo avariato e vediamo di preparare a questo punto una colazione. Vediamo cosa c'è in frigo. No, c'è la torta di mele! Mangiamo la torta di mele. Assolutamente, anche quando viene a casa Jasper ne mangia un pezzetto anche lui. Prendi la porzione e anche tu, sì, assolutamente, prenditi la porzione. Poi qui non dice niente. Dopo vieni qui che c'è da lavare, anzi magari te lo fa anche Lily. Sì, dai, lavala, pulisci e mungi pure burrita. Lei come sta? Felicità bassa. Abbiamo ricevuto un aumento, perfetto. Che strano però questa cosa. Vabbè, tu prenditi cura di burrita, socializza, abbraccia burrita, socializza. Dai, dai. Socializza. Accarezzala. E poi accogli con ammuccamento, lì cos'è?
Perfetto, benissimo, ha ritrovato un po' la passione, hai bisogno di una pausa dal lavoro, effettivamente ci manca un po'. Allora, poi c'è anche qui da aggiungere il mangime e anche qui. Allora, qui bisogna raccogliere le uova, spargere il mangime e a questo punto socializzare con Clara. Socializza, gioca con Clara. Assolutamente, chiedi cosa fa arruffare le piume e racconta pure una barzelletta. Vediamo se è arrivata. Sì! Oh, ma che carina che sei, burrita! Sì, loro non vanno molto d'accordo, ma ho capito che Lily non va molto d'accordo, però vabbè, pazienza, insomma, dovrà farsene la ragione. Riempi pure di mangime alla fine e mi pulisci poi anche il capanno. Tu dai, chiama Clara. Nutrila, socializza, ricopri Clara di amore. Non vuole, accarezzala con entusiasmo. Non vuole, guardala. Come fa l'antipatica e la difficile. Ha una fame estrema. A sto punto nutrila tu. Altrimenti sì. Ok. Sì, dai, eccoci. Mungila pure, perfetto. Oh là, felice, eh? E mi ripulisci il capanno. Sei bottiglie di latte, perfetto. Mentre con lei, dai, si è ripristinata un po'. Ricorda l'eredità. Nutrila ancora una volta. Vediamo qui com'è invece. Oh, adesso stai bene, burrita, quindi nutrila. Sì. Nutri, socializza, accarezza, guardatela come fa anche lei la difficile. Probabilmente è Lily che non è portata per questo, ma è più brava con le piante, col pollice verde. Però vabbè, dai, ci proviamo. Ecco, racconta una barzelletta e poi ti faccio rientrare che hai bisogno di lavarti. C'è da sistemare Lorenzo. Sì, grazie, benissimo. Come stai? Bassa, porca miseria, ricorda l'eredità. Socializza, gioca, socializza, ricopri Clara di amore. Dai, ti prego, ti prego. E qui poi a questo punto pulisci il capanno. Poi rientra che c'è da mettere a posto il lavandino, ripara. Eh sì, Ripara e mettiamo le uova sempre in frigo. Dai, carine! Va bene, ragazze, allora detto questo, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like giù nei commenti. Clara, stai bene? Noi così ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!